Ciao a tutti amici di Amazon, velocissimo unboxing di un accessorio per la cucina. Che cos'è questo accessorio? Beh, è un tritatutto manuale. Siccome da qualche tempo la mia ragazza si lamentava che il tritatutto che avevamo, che è elettronico, in certi casi diventava scomodo perché se si voleva, come si può dire, se si voleva tritare più cibo, bisognava per forza ridurre la quantità all'interno del tritatutto perché appunto non riusciva a macinare, dato anche il fatto che era piccolo. Questo qua è decisamente molto più grande, siamo intorno ad essere, quello da un litro, se non sbaglio, come volume. Qua non c'è scritto nulla, comunque dovrebbe essere quello da un litro. Vabbè, non c'è scritto, ma ve lo scriverò comunque nella recensione scritta. Molto semplice, abbiamo contenitore, questa tripla lama, 1, 2, 3, 4, 5 lame, ok, che tritano e sono molto affilate, quindi mi raccomando, attenzione. Abbiamo questo coperchio che va incastrato con la lama, quindi cercate di trovare il punto di incastro e poi dovete incastrarlo lateralmente con i buchi. Quindi una volta incastrato la lama dovete premere sul fondo e incastrarlo così che non si muova. Una volta fatto ciò, e avendo messo qua dentro il cibo, vi basterà con questa leva andare a tritare quello che vi serve tritare. In questo modo potete mettere un po' più di cibo, sia per il fatto che è un po' più grande, ma anche perché sarete voi a dover tagliare la roba. Però ovviamente non esagerate quelle quantità, perché giustamente voi sarete anche più forti del cibo all'interno, ma le lame e la plastica probabilmente, se esagerate, possono rompersi, quindi cercate di capire qual è la dose giusta. Ecco, in confezione c'è anche un altro accessorio molto carino. Ecco un'altra cosa qua, ripeto, fate sempre attenzione, ok, alla lama. Accessorio molto carino. Di cosa si tratta? Si tratta di questo qua, che se non vado errato serve per fare le salse, quindi stesso identico procedimento. Voi andate a metterlo, o ancora meglio, potete fare così, lo incastrate qui. Una volta in... No, non potete farlo perché se no si caccia, dovete incastrarlo così all'insù e poi andate a metterlo al contrario, anche se comunque giustamente se avete dentro il cibo sarà un po' complicato, quindi scherzavo. Lo mettete così e dovete riuscire ad andare a infilarlo correttamente. Ecco, una volta riuscito a incastrare correttamente lo chiudete, e la stessa identica cosa. Questo qua teoricamente serve per fare le salse, se non vado errato, per montare, non so bene a cosa serva, però penso sia per i liquidi, non per tritare perché non ci sono lame, quindi serve per mescolare, amalgamare. Ecco, questo è tutto. In confezione non c'è assolutamente nient'altro. Lo vedo un ottimo accessorio per la cucina e in certi casi è anche molto rapido nell'essere utilizzato e anche da pulire, perché comunque è semplicemente un coperchio, un contenitore e le lame, quindi anche piccolino e facilissimo da pulire, anche via in lavastoviglie, e avete risolto tutto. Molto comodo, vi lascio qui sotto la recensione scritta. Ciao!